Ciao ragazzi, rieccoci ad una nuova video recensione e questa volta vi andrò a recensire questa telecamera di videosorveglianza della AMC REST. Allora, che cos'è una telecamera IP Cam? È una telecamera che serve per controllare la vostra casa o comunque sia qualsiasi cosa voi vogliate tenere sott'occhio e diciamo andarla ad utilizzare direttamente tramite smartphone o anche tramite connessione PC. Infatti questa telecamera è in grado di collegarsi alla rete wifi di casa domestica e tramite la connessione internet è possibile quindi accedervi anche dall'esterno. Inoltre questa telecamera, oltre ad essere 1080p come risoluzione, quindi una telecamera che a tutti gli effetti ha una risoluzione Full HD, è motorizzata, questo vuol dire che tramite l'app via telefono io posso andare a ruotarla sia in maniera orizzontale che in verticale per andare ad inquadrare appunto la scena che più mi interessa. Allora andiamo a vedere il contenuto della confezione, così nel frattempo vedremo cosa c'è dentro. Bene, allora togliamo tutti quanti gli imballaggi e vi faccio subito vedere come è realizzata la telecamerina. Parto con il dirvi che ovviamente già dal prezzo capirete che è leggermente superiore come qualità rispetto magari all'entry level. Questa, a differenza dell'altra, appunto, già come vi dicevo, è una telecamera Full HD e in più è davvero molto ben rifinita e ben fatta. Già dalle plastiche si nota che è un'ottima qualità costruttiva e per quanto riguarda l'assemblaggio è solido e ben realizzato. Tutto quanto la finitura è in plastica rivestita con uno strato leggermente gommato antiscivolo. E vedete, abbiamo una serie di uscite davvero notevoli, quindi oltre la spina di alimentazione abbiamo l'audio in e l'audio out per collegare un eventuale microfono esterno oppure per andare a trasferire l'audio in uscita su un impianto audio, eccetera. Abbiamo poi il lettore di microSD per la memoria, in quanto la telecamera è in grado di registrare stand alone, quindi è come se avesse un mini videoregistratore interno per registrare appunto quello che avviene. La connessione tramite porta LAN e la connessione per collegare direttamente la cavetteria ad un sistema di allarme più complesso, più sofisticato. Sul frontale abbiamo questo forellino che è il microfono e intorno all'oculare, su questa parte, questo anello nero lucido, abbiamo una serie di LED infrarossi. Per quanto riguarda il resto degli accessori, abbiamo questa staffa da muro da parete che vi consentirà appunto di andare a fissare sulla parete o anche sul soffitto tramite gli stop in dotazione che vedete. Questa staffa sul muro e poi andare a vitare questa vite a galletto direttamente sulla predisposizione sul fondo. Vedete, c'è una vite ottonata per andare a vitare appunto la telecamera. Abbiamo poi il classico alimentatore di alimentazione, che è un'alimentazione a 5 volt, quindi classici 5 volt per capirci, simili a quelli di una porta USB a 2 A, quindi un caricatore di buona potenza. Andiamo a vedere come funziona. Vado quindi a collegare lo spinotto di alimentazione e in più inserisco una scheda microSD che va acquistata a parte. Nel mio caso ho preso una Samsung da 16 giga, ma potete prenderla anche più grande o volendo anche più piccola, a seconda delle vostre esigenze. Vado ad inserirla qui nel lettore facendo effettuare lo scatto, vedete, deve diventare praticamente piatta. E a questo punto posso andare a collegare l'alimentazione della telecamera. Ecco qui, ho già preparato una piccola prolunghetta per utilizzarla al volo. Ecco fatto, da questo momento la telecamera è alimentata e nel frattempo vedrete che comincerà a muoversi per fare i check dei vari motori. Nel frattempo vi dico che in dotazione c'è anche un cavo LAN per appunto la connessione via cavo, se preferite rispetto a quella WiFi, ed è un cavo ben realizzato piuttosto lungo, quindi è comodo per collegarla eventualmente ad un router, al computer per i vari settaggi, eccetera. Abbiamo ovviamente tutti i manuali di utilizzo che vi consigliano e vi spiegano come utilizzarla. E in questo caso il manuale, vedete nel frattempo la telecamera sta ruotando, il manuale purtroppo non ha l'italiano, quindi abbiamo solamente inglese, francese e spagnolo, ma sul sito internet comunque si troveranno diciamo, tutti quanti i manuali anche in italiano, quindi sarà facile insomma capire come utilizzarla. Abbiamo ovviamente i classici foglietti illustrativi e in più c'è il CD con il software se volete utilizzarla con il vostro PC o comunque se volete collegarla tramite appunto tramite software. Altrimenti è possibile andare a scaricare l'app per Android direttamente con il proprio telefono, quindi volendo è possibile appunto andare a prendere l'app direttamente dal Play Store o dall'Apple Store se avete un telefono Android oppure Apple. Ok, dopo aver installato l'app andiamola a lanciare. Come vi dicevo, l'app si chiama AMC REST View Pro. E all'apertura vi dice di andare a settare la telecamera per la prima volta, quindi clicchiamo sul tasto Start. Diciamo che la telecamera è di tipologia Wi-Fi, quindi Wi-Fi camera, e collega una nuova
device, quindi un nuovo dispositivo, quindi questa parte blu che è già evidenziata. Selezioniamo connessione tramite Wi-Fi e a questo punto devo andare ad inquadrare il serial number sul codice a barre qui sul fondo della telecamerina, quindi lo vado ad inquadrare con la telecamera del mio telefono e al volo il telefono ha preso appunto il seriale della mia telecamera. Premo il tasto Next per confermare e a questo punto mi chiede di dare un nome alla telecamera, per esempio la chiamiamo per questa prova Cam 1. E a questo punto mi ricorda che il nome e la password di default sono admin admin, quindi visto che è la prima configurazione lascio appunto admin admin e premo il tasto next. Devo andare ad inserire la password del mio wifi di casa. E a questo punto confermo con il tasto next. Vedete, il telefono ha emesso un suono e la telecamera si è subito connessa. Infatti mi viene detto sullo schermo camera successfully connected. Quindi start LED view e a questo punto siamo pronti per andare ad interagire con la nostra telecamerina direttamente dall'app. Per prima cosa mi viene chiesto di modificare la password, quindi vado ad inserire una nuova password. A questo punto premo il tasto Modify Password e la telecamera è praticamente settata ed è pronta all'utilizzo. Vedete che praticamente adesso il programma mi suggerisce di capire come funziona il programma, quindi se voglio avere un tutorial per capire come si utilizza. Adesso premo no in quanto io già lo so utilizzare, poi sarete voi a vederlo sul vostro telefono. L'utilizzo è estremamente semplice, quindi anche un non esperto sarà in grado di utilizzarlo. Allora, per prima cosa vi faccio vedere che ci sono una serie di tastini che vi consentono di interagire con la telecamera. Qui nel frattempo sto già vedendo quello che la telecamera riesce ad inquadrare, quindi adesso vedete la mia mano. Posso andare a visualizzare 4 o più telecamere nel caso in cui avessi più telecamere della stessa marca, stessa serie, diciamo, connesse tra di loro. Quindi è comodo per creare un vero e proprio impianto di videosorveglianza di tipo evoluto. Nel mio caso, avendo solamente una telecamera, vado ad aprire solamente questa. Quindi con il doppio clic vado ad aprire la mia telecamera. Abbiamo qui il tasto microfono per andare a far riprodurre l'audio. Sentite, viene captato appunto dal microfono del mio telefono e riprodotto qui dalla telecamera, quindi potete andare ad interagire anche essendo fuori casa direttamente con la vostra telecamera. Cosa simpatica, la stessa cosa può essere fatta per l'audio, quindi posso andare ad ascoltare l'audio captato dal microfono della telecamera e l'audio verrà captato quindi dal microfono e riprodotto qui dal mio telefono. Quindi in questo caso vedete. Adesso si crea un effetto eco, quindi non vi posso far vedere, ma praticamente andrei a sentire quello che succede nella stanza in cui è posta la telecamera, anche nel caso in cui questa telecamera fosse piazzata, che ne so, a Napoli e io magari fossi a Milano, quindi tramite connessione 3G, 4G, eccetera, posso andare ad interagire con casa mia direttamente con questi tasti. Con il terzo tasto posso andare ad effettuare i movimenti direttamente sulla telecamera, quindi posso andare a muovere e a zoomare la telecamera. Vedete, scorrendo con le dita sullo schermo, la telecamera si sta muovendo e sto cambiando l'angolo di visione. Ecco, adesso mi sta inquadrando per capirci. Vedete, è abbastanza veloce e soprattutto molto semplice da utilizzare. Ecco qui, altre funzioni interessanti è la possibilità di andare a variare la risoluzione video, quindi posso passare in risoluzione più alta, più bassa a seconda della risoluzione appunto che voglio andare ad ottenere e con il tastino più posso andare a personalizzare ulteriormente i vari parametri, quindi posso scegliere la risoluzione, il numero di frame per secondo e il bitrate, quindi davvero una gestione evoluta che telecamere più base e quindi ovviamente più economiche non hanno assolutamente. Posso ovviamente andare a scattare delle fotografie direttamente con la telecamera. Quindi premendo il tastino a forma di fotocamera posso andare a captare sul telefono uno screenshot di quello che sta inquadrando la mia telecamera di sorveglianza. Stesso sistema per il video, quindi clicco qui sulla telecamera, in questo caso sto registrando il video proveniente dalla telecamerina direttamente sul mio smartphone.
Adesso interrompo. Posso poi gestire il flip, quindi lo specchio, la rotazione, eccetera, ad esempio nel caso in cui l'avesse fissata a soffitto, quindi per riportare alla dritta l'inquadratura. Posso abilitare il sensore notturno, quindi attivarlo in questo caso, metterlo su automatico oppure su off se voglio che non venga attivato di notte. In questo caso, essendo molto luminoso, non passa in automatico alla visione notturna. Se vado a spegnere tutte quante le luci, invece, dovrebbe passare in modalità notturna. Adesso voglio farvi vedere il risultato che si ottiene quando la stanza è totalmente al buio. Vado quindi a spegnere le luci della stanza. E nel giro di qualche secondo la telecamera passerà in modalità infrarossi, quindi sentiremo un click proveniente dal relè. Eccolo, e vedete si accenderà questa coroncina che voi vedete in viola, adesso sto coprendo l'obiettivo, che sono appunto LED infrarossi. Ovviamente l'occhio umano non li vede viola luminosi come la fotocamera, ma vede solamente dei pallini appena di colore rossastro. Vedete, anche se la stanza è totalmente buia, quindi adesso io ho la mano, vedete, davanti al telefono, ma quasi non si nota. Praticamente vedete che la scena ripresa dalla telecamera permette di vedere perfettamente la mia figura anche se la stanza, ripeto, è completamente al buio. Quindi insomma, devo dire, è un sistema piuttosto funzionale che vi permette appunto di vedere quello che avviene nella stanza anche quando è totalmente buio. Adesso avete sentito lo scatto, vado a riaccendere le luci e la ripresa è tornata a colori. Ovviamente poi ci sono tantissime impostazioni e configurazioni varie, quindi questa è giustamente una piccola presentazione, quindi una piccola video recensione solamente per parlarvi del prodotto, ma vi posso dire che è assolutamente molto completo e possiede tantissimi parametri, a partire da appunto gli avvisi di movimento individuato e così via. Insomma, è davvero una telecamera completa e fa veramente tante cose, quindi è molto personalizzabile. Anche il software per il PC, devo dire, è molto buono. E quindi anche per integrarla su un impianto di videosorveglianza di tipologia più evoluta è sicuramente un oggetto che vi consiglio, insomma. Poi, ovviamente, per qualsiasi cosa vi consiglio di leggere il manuale e di informarvi magari su internet su come configurarla. Però, del complesso, lo ritengo un ottimo acquisto e il prezzo più alto della media è giustificato da una qualità ben al di sopra delle telecamere più economiche che spesso si trovano su Amazon. Bene, come al solito, se avete dubbi o curiosità potete scrivermi sotto questa video recensione. Grazie alla prossima, un saluto da Mariano.